Ciao a tutti, ok, ho deciso di mettermi questa matita 03 di Cuba e ho deciso di tenerla. È troppo bella. È un rosa tendente al marrone. Guarda, mi sto guardando allo specchio. Adoro, adoro, adoro. Piace tantissimo come mi sta, perfetto, la tengo. Mi sa che le tre matite da braciole tipo, perché sono, ne ho tre, cioè proprio tre. Quindi vediamo questa. Già questa mi piace, però è già più Barbie. Questa è sempre della Pippa, il numero 26. Bella, però non sono tanto convinto. Io la terrei perché secondo me ci sta bene sotto al rossetto che ho per renderlo leggermente più scuro. Secondo me è spettacolare. Ma vi faccio vedere una che secondo me invece butto, perché non uso. C'è Sparkle 2 Limited Edition della Sleek Makeup. Ve la faccio vedere. Alla faccia non uso, quello l'ho riscavato. Vabbè. Sono un po' impegnativi come colori. Cioè, nel senso, per me questi sono portabili. Questi li trovo un po' impegnativi. Allucinante, per me i colori chiari e sparafucenti sono più portabili di quelli un po' scuri e glitterati, sì, lo so. Però, vabbè, proviamo tipo qualcosa che mi piace, che potrei, tipo questo mi ispira. Vediamo. Beh, questo non è male, dai. Questo non è male, questo. Sapete che me la tengo, perché veramente mi piacciono. Sto provando tutti quelli che tendenti al violetto, e proviamo tipo un argentato. Sapete che ci sta andando bene. Bronzo. No, guardate che belli. Dal vivo sembrano chiarissimi, in realtà sono un po' più intensi. Questo è viola, questo è rosa, questo è un altro viola scuro, d'argento e d'oro. La terrei, la terrei. Devo iniziare a utilizzare più la roba che ho, sinceramente, perché non l'ho avuto, non so perché. Ah, comunque questa matita è molto, cioè, un po' secca. Già avevo le labbra secche, l'ho messa su. E io di solito non mi accorgo se è una cosa secca o è troppo, cioè, appiccicosa. Di solito a me danno fastidio le cose appiccicose perché rispondo le labbra ben secche, quindi c'è tipo il burro cacao e mi dà un po', a volte mi dà fastidio, veramente, quindi vabbè. Ah, comunque questo è un bello specchio se vi interessa. Inception! Vabbè, la tengo, mi piace, quindi le tre palettine piccole con le tre matite labbra tengo tutto. Ok. Continuiamo. Facciamo i rossetti. Di rossetti ne ho 3, 7. Ho 7 rossetti. Io li terrei tutti perché mi piacciono tutti uno più dell'altro. Prima di tutto, i miei preferiti sono, ve li faccio vedere. Questo della Gauche, che è un'edizione limitata, 122 nougat. Ok. L'altro è usato meno, se non mi sbaglio, è usato uguale. Vedete? Sono tutti e due usati, però. Questo io lo adoro, è quello che di solito quando vado in giro mi metto. Non so se la Gauche esiste ancora o così, ma sicura. Sapete io cosa vorrei fare? Vorrei andare da NYX e comprarmi un po' di trucchi. Poi c'è ancora un odore spettacolare, io lo adoro. Questo lo tengo assolutamente. Poi, no, questo non è il mio preferito. Un altro che mi piace tantissimo è questo qua della New York Color, che è il 400 Plum, no, cos'è che si chiama? 400
Extraordinary, scusatemi. C'è molto prodotto, questo è usato, quindi rendetevi conto quanto ce n'è. Quanto ce n'è qua? 3.8 grammi di rossetto. Mamma mia che bello. Mamma mia che bello. Mamma mia, bellissimo. Profuma da Dio, lo tengo, cioè, sì, scusatemi. Questi della Essence non ve li consiglio tanto perché sono un po' trasparenti, infatti li ha comprati mia mamma. Dopo ve li faccio vedere. Questo mi piace tanto, l'ho utilizzato. Vediamo se si nota quale ho utilizzato di più. Ah, non si, cioè, ho utilizzato un po' di più quello rosa. Strano, strano. Comunque, è il 100 Pink Digi. Pink Digis. Questo c'è un bel po'. Profuma da Dio. Allora, questo se siete Barbie dovete averlo. C'è un colore del genere se siete Barbie perfetto. Vedete che bella gamma. A me piacciono tutti e tre un casino. Casino. Almeno sto rossa, cioè sta matita va bene. Faccio un casino. Perfetto. Adoro. Cioè si vede che sono truccato, però non ha eccesso, quindi mi piace un casino. Ah, vi faccio vedere questo che è sempre della Gosh 147, nome Sunrise, come il mio, come il computer si chiama. Guardate, cioè questo lo tengo perché ha un effetto molto naturale, cioè è un arancione trasparente, non so perché sembra così fluo in video, ma vi assicuro che dal viso è un po' più trasparente. Profuma ancora, quindi no, non credo sia cambiato il profumo. Comunque, cioè, io adoro i pezzi. Andiamo avanti. Allora, questo è del Color Heart Shannon 07. Si vede che l'ha comprato mia mamma questo perché io, sta tonalità di rosa non mi piace tanto su di me. Cioè, mi piace il rosa baby e brugna, ma questo malva... No, ma sapete che in realtà non è male per niente. Profumo, io me lo tengo. Questo sembra un decluttering, in realtà sto tenendo tutto. Vabbè, perché io, cioè, non è che ho, cioè, 10 cassettiere, ho quello che vi sto facendo vedere adesso. Dopo mi sa che comunque qualcosa butto perché non ho mai usato, cioè ho speso i soldi per niente. Questo è il Be Happy 08 della Essence, non so di che linea. Credo che la... Credo sia un rosso ciliegio molto trasparente, secondo me sì. Cioè, se volete un qualcosa di... cioè, che cioè, un burro cacao che dà colore, prendete questo. Cioè, guardate, ho fatto 8 passate, cioè... Non è che si sta a intensificare, ok? Se volete un burro cacao che dà colore, però con questo potrei tenerlo per qualche occasione che voglio un qualcosa di molto chiaro, mi ispira, sì. E questo invece è Cute Nude, questo è molto carino, ma anche questo è abbastanza trasparente. Meno del rosso, però, vedete, meno del rosso, perché il rosso è proprio trasparente. Questo è proprio coprente. E vabbè, i rossetti ho deciso che li tengo tutti perché mi piacciono tutti un casino. Poi non è che ne ho 50, cioè ne ho 7, voglio dire, cioè... Ne avessi avuti 30, allora potrei dire sì, qualcosa non c'è. Ma ne ho 7, certo, niente. Poi cos'è che abbiamo qua? Ah, qui vi faccio vedere. Qua due cose ho deciso veramente di buttarle perché secondo me sono vecchie come il pulco. Allora, questa è un ombretto di pupa della collezione Extremes. Io ho comprato un ombretto verde quando ho gli occhi verdi, cioè rendetevi conto il mio essere squinternato fin dove può arrivare, cioè per quello è bellissimo, più che altro sembra trasparente dal video, più che altro non so a chi rifilare, non è che profumo di andato, ma perché gli ho tolto questo? Sapete che fatto? Questo qua è la pellicola dei nomi di quella lì, della... questa qua. Della Slick. Io la butto, cioè, che me ne faccio. Ok. No,
bellissimo quel verde, però sinceramente non lo uso mai. Non lo uso mai, quindi potrei anche buttarlo, sinceramente. Uso questa salvettina, poi la butto alla fare. Ok. Non è troppo caldo, no, va bene. Questo è bellissimo, non scadono, però questo lilla, ho già delle matite. Ho già questo qua dentro, che è più chiaro. Poi quando mi trucco sinceramente uso più, oddio, questo che vi ho fatto vedere prima, un po' più neutri. Ogni tanto mi piace usare, quindi qualcosa vorrei tenere per usare, però... Oddio mio, santo. No, non va bene, non va bene. Io questo lo tengo, mi dispiace, troppo bello. No, io lo tengo, sei bellissimo, tu rimani così. Non è troppo bello. Secondo me butto solo quello di verde, perché sinceramente non lo uso. Guarda che sto facendo dei disastri alla cucina. Ok, vi faccio vedere, questo l'ho comprato giusto per spendere soldi, perché è un colore che io non metto. È della Inglot, delle palette Freedom System Palette, ok? A me piacerebbe tantissimo farmi delle palette di Inglot, però se guardate che colore ho preso. Questo lo tengo perché ci ho speso un botto di soldi. Solamente che io ho gli occhi verdi, quindi l'azzurro non c'è mica tanto, però ve lo faccio vedere. Io lo tengo perché mi piace un casino. Cioè, semplicemente per questo motivo lo tengo. Questo sinceramente mi dispiace buttarlo, quindi lo tengo. Quello là mi piace proprio, questo mi dispiace buttarlo, lo tengo. Vabbè, gesso bianco, certo, cosa volete, gesso bianco, ma si tiene alla... Ah, ovviamente, cioè, chi non usa il gesso bianco? Oddio, chi non usa un gesso bianco? Cioè, come si fa a non toccarsi? No, vabbè, scusatemi, non è vero. Cioè, per il mio tipo di incarnato, bianco ci sta anche bene. Incarnati fa, cioè sta un po' male il bianco, in effetti, eh. Io non me ne intendo ovviamente di tutti, però vabbè, quindi da questi qua, da quattro che erano, ne tengo tre. Uno perché mi dispiace buttarlo, l'altro perché lo utilizzo. Questo bianco lo utilizzo io per piallare tutta la palpebra, farò diventare bella chiara e poi andare sopra con questi qua. Così. Se vedete questo rosa pure, cioè si vede il ferro sotto, perfetto. Quindi questi, ok, quindi abbiamo deciso di buttare questo, anche se in teoria non regalarlo, no, buttiamolo, non mi piace dare la mano agli altri, preferisco che la veda la spazzatura. Passiamo a tutti, ma dico proprio tutti, il pot di Neve Cosmetics. Quindi, vi direi che questa finisce la seconda parte, perché sennò siamo qua a vita. Ci vediamo nella terza. Ciao.